Ecco, ora forse mi sentite, giusto? Qualche prova audio. Se mi sentite, scrivete in chat. Vabbè, vedo già che c'è Mike, Flavia, Roberto, Stefania. Ah, ok, perfetto. Non so se già da prima si sentiva, però penso che c'è stato qualche problema. Tutto risolto, tutto risolto. Non so se Stefania, è la nostra Stefania speaker insieme ad Antimo questa sera. Se sei tu, dammi una conferma, così ti aggiungo subito come panelist. Iniziamo a fare una chiacchierata, facciamo le prove. Allora, ricordo che partiamo alle 18:45 puntualissimi. Nel frattempo, ecco, ne approfitto per un po' di comunicazione di servizio. Allora, oltre che so che vi hanno inviato il link, io non sento più. Confermatemi che mi sentite, eh? Ti sentiamo, perfetto. Allora, stavo dicendo che oltre che so che vi hanno inviato la registrazione della volta precedente anche per email a tutti i registrati su Eventbrite, l'ho caricata pure su YouTube, quindi fra poco vi do i riferimenti, così sarà per le altre serate. Se mai approfittiamo di questi momenti aspettando Antimo e Stefania. Tra l'altro vi state aggiungendo in tanti, quindi fatemi sapere da dove siete collegati, ok? Così approfittiamo proprio di questi 10 minuti ormai per conoscerci un po' meglio. Ecco, è arrivato pure Antimo. Ciao Antimo! Ciao. Ecco, ti sentiamo Mi sentite? un po' basso in realtà. Non so, chiedo pure agli altri, così approfittiamo di questi ancora 10 minuti per fare due check. Mi senti? Mi senti? Adesso decisamente meglio, però non ti vediamo, quindi. Sì, un attimo. Perfetto. Tra l'altro non so se Stefania già c'è, perché vedo una Stefania che credo che non ci senta, però Allora, ho risolto i miei. sicuramente non gli Vai, vai. funziona la web, purtroppo ci ha avuto un problemino con la web, quindi sicuramente non la vedremo, però c'è. Ma è Stefania che sta qui nella lista, così l'aggiungo, almeno così la facciamo parlare, anche se non la potremo vedere a quando ho capito. Vai, vai, che c'è una solo Stefania. Ok, allora aggiungo subito Stefania. Ciao Stefania! Ciao, Ciao a tutti. Ciao. mi volevi lasciare da solo con Antimo, mannaggia. No, no, no. Ci Ma lo sai sono. che. Ho passato momenti in cui ti sentivo e non ti sentivo, quindi non riuscivo a capire se il problema era mio o era in generale tutta la colpa. No, all'inizio mi sa che era mio perché mi dava dei messaggi d'errore, infatti nel panico poi ho risolto. Enzo, non mi dà. Dove abito qui su Zoom? Allora, dovrebbe stare sotto l'icona della telecamera dove puoi abilitare il video. E invece non c'è, c'è raise hand, chat e question answer, non so perché. Allora, un attimo, no, mi sa che è colpa mia, ora ti No, aggiungo. infatti. Ora dovresti poter, io aggiungo comunque pure Stefania, ok. Vediamo. Ora dovreste poter aggiungere pure la telecamera. Fai vedere, ancora no. Ti faccio provo ad uscire e rientrare. Sì, prova. Ecco, Vecchio metodo. approfittiamo di questi momenti. Non lo so, Stefania, come procederete? Chi condivide lo schermo? Entrambi o solo uno dei voi due? Penso a Antimo. Ok, perfetto.
Allora, dobbiamo aspettare lui per fare pure il check, diciamo, condivisione schermo. Abbiamo ancora 6 minuti. Tra l'altro, ecco, dico a tutti, scrivete nella chat da dove arrivate. E se mai individuate già quello che una volta in inglese era Q&R, ora invece è D&R, almeno sulla mia versione tradotta in italiano, quindi domande e risposte. Quindi durante il talk potete utilizzare quel pannello D&R, se avete Zoom in italiano, altrimenti Q&R se l'avete in inglese per fare le domande. Ecco, è tornato pure Antimo, allora, lo promuoviamo a membro. Ci sei, Antimo? Eccolo. Ti vediamo al contrario. E non ti sentiamo, però dai. No, 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 mi scusa, è muto. Non capisco perché sotto sono. Questo è bello, aspetta, vediamo. Fai paura, eh. Non so perché, vediamo. Nel frattempo salutiamo tutti quelli che si stanno aggiungendo, non avete paura, è un problema tecnico quello di Antimo. Aspetta, vediamo. Partiremo alle 18.45, dopo aver... ecco, ora ti vediamo, ecco. Grande. Perché è ruotata? Non lo so. Questa è bellissima, dopo centinaia di incontri, la prima volta che mi capita. Hai visto? Senti, diceva Stefania che condividi tu lo schermo, quindi vuoi fare pure una prova rapida? Sì, se tu vai su condividi schermo, sì. Sì. Non premere sulla freccina laterale, ma su quella centrale, ti do un altro no, trucco. No, okay. Eccolo qui. Cominciamo dalla fine, no? Allora, ti vediamo, chiedo pure agli altri, ecco, Alessio dice possiamo mettere Enzo a testing giù, allora chiedo invece ad Alessio se vedete lo schermo di Antimo, perché lo vedo in un'altra finestra. Datemi questa conferma, gentilmente, grazie, così poi abbiamo tutto pronto per partire. A che ora la partenza? Fra 4 minuti? Ecco, ok, sì. Allora, sì, fra 4 minuti ti chiedo di stoppare lo schermo, quindi lo puoi stoppare solo tu andando sulla finestra che condividi. Ecco qui, perfetto. Sì, partiamo fra ormai 3 minuti. Breve presentazione della Dev Committee Night, breve presentazione pure di Talent Garden, Innovation School e del Master per sviluppatori in JavaScript Full Stack, diciamo che ha dato il via quest'anno a questa serie di 5 eventi, e poi largo al vostro talk. Allora, ricordo velocemente, poi lo ricordo pure dopo, che potrete fare tutte le domande che volete, se sono poi diciamo contingenti con quello che stanno raccontando le facciamo subito, altrimenti le raccolgo per la fine. Tra l'altro abbiamo già 20 persone, anche perché l'appuntamento è alle 20.45, questi salutiamo tutti, sono i fedelissimi che si connettono proprio quando apro la sala. Ok. No, sto ancora pensando a testa in giù, come mai ti si vedeva in testa in giù? Avevi qualche impostazione? No. No, non so, è ruotata la telecamera, stranamente, utilizzo veramente pochissimo Zoom. Perfetto, perfetto. Allora senti qui Antimo e Stefania ci senti ancora, giusto? Sì, voi mi sentite? Sì, perfetto, perfetto. No, perché non vedendoti, perché ricordiamo purtroppo a chi. Purtroppo ho la telecamera rotta del PC, Esatto. quindi. No, l'aveva detto Antimo prima e l'ho ricordato a tutti i nostri amici che purtroppo sono costretti a vedere a me Antimo. Soprattutto costretti a vedere Antimo, perché. Non è un bel vedere, però. Vabbè, scherzi a parte. Allora, io condivido lo schermo così poi fra 2 minuti partiamo. Ditemi voi, Stefania e Antimo, che avete la voce, se lo vedete. Ancora no? Sì, no, sto facendo un gioco di finestre, però. Eccolo qui.
Vedete? Sì, giusto. Perfetto, perfetto. Vabbè, Antimo, lo so, tu Stefania sei collegata da Roma? Ok, Sì. ok. Sì, ma in effetti mi ricordavo di te, forse sei venuto già qualche meetup fisico a Roma, dove è venuto pure Antimo, giusto? Sì. Ok. Dai, Ah, prima o poi faremo una dev community night. quando c'erano le feste, quando c'erano le feste. Esatto, perché lo ricordiamo a chi si è aggiunto semmai in questo periodo a questi incontri, che quando si fanno fisici, poi c'è l'ultima parte che è quella del networking, chiamiamola così, ma si beve birra o analcolico e si mangia. Male che ti va il tarallo, o altrimenti c'è la pizza, giusto? Allora, 18 e 45 puntuali, allora io parto. Allora, un benvenuto a tutti. Nel frattempo penso si sta aggiungendo pure qualcun altro perché la partenza ufficiale adesso. Siamo al secondo appuntamento di quest'anno, quindi Dev Community Night 2021, oggi mercoledì 31 marzo. Parleremo con Stefania Casella e Antimo Musone, che sono qui con noi collegati, di cloud. E quindi vedremo, poi ce lo racconteranno assolutamente meglio loro. Vedremo, ci presenteranno un bel po' di piattaforme, quindi l'importanza dell'interponderabilità, dell'utilizzo di diversi servizi, tipologie di servizi e credo pure di provider. Credo di aver riassunto bene, ragazzi, però poi lo direte voi quando inizierete il vostro talk. Dev Community Night. Le Dev Community Night, probabilmente, ecco, tanti di voi hanno seguito le 13 puntate dell'anno scorso oppure la prima di quest'anno, siamo oggi alla seconda, è una serie di incontri online promossi appunto da Talent Garden Innovation School dedicati agli sviluppatori, sia esperti che alle prime armi, no? Io dico sempre così, nel senso che mi sono reso conto che tantissimi sviluppatori pure di 10-15 anni di esperienza che comunque vogliono approfondire degli argomenti specifici di cui non sono esperti hanno partecipato alle precedenti puntate. Quindi per approfondire i linguaggi di programmazione e tecnologie del momento e confrontarci insieme, quindi utilizzate, come vi dicevo, sia la chat oggi perché è collegato oggi, però ora vi faccio vedere pure nelle slide successive di un'altra possibilità che abbiamo. Vado subito ai prossimi appuntamenti, così li ricordo perché sono già online e poi vi do il riferimento per potervi già iscrivere. 7 aprile parliamo con Serena Sensini di Python e Data Science e costruiremo un motore di raccomandazione. Il 14 aprile, giornata dedicata a Flutter, che sta riscuotendo successo con Federico Parezzan, e poi chiuderemo una puntata speciale, che è l'unica che non è di mercoledì, ma è di venerdì e poi a distanza di 2 giorni dal quarto appuntamento, dedicato proprio al mondo del startup e del no-code. Tra l'altro, io mi ricordo che abbiamo trattato già con Antimo l'anno scorso, in un'altra occasione, proprio il tema del no-code. E questo chiuderà a metà aprile circa, la seconda serie di eventi targati Dev Community Night. Come vi dicevo, oltre l'occasione di confrontarci qui, abbiamo pure un gruppo LinkedIn dove ci sono già 300 membri partecipanti dei precedenti meetup, ma anche gli speaker. Ci sono già Antimo e Stefania. Quindi se volete poi tartassare le domande, fate pure. Quindi questo gruppo network raccoglie un po' i partecipanti di questa edizione della precedente, raccoglie gli speaker e lo utilizziamo pure per pubblicizzare tutti gli incontri che facciamo. Ok. Tra l'altro sto caricando i video, avete tutti i video dello scorso anno, eccetto i primi due se non sbaglio, ma anche il primo video di quest'anno su YouTube. E in più avete la possibilità pure, come vi dicevo, di iscrivervi ai prossimi meetup. Dove lo potete fare? Quello è il riferimento. GoInnocence.it è il mio accorciatore slash DCN che sta per Dev Community Night. Arrivate a una pagina dove trovate tutti questi link di cui vi ho parlato. Non vi preoccupate perché oltre a vederli a video, non appena darò la parola a Stefania e Antimo, poi vi metto tutti i link insieme nei commenti di questa chat. In più, questa è una novità di quest'anno per tutti coloro che stanno partecipando stasera alla diretta, perché questo link durerà solo durante la diretta. C'è la possibilità dell'attestato di partecipazione. Collegandovi a questo link, dovete compilare nome, cognome, indirizzo email, quindi per testimoniare che siete presenti effettivamente alla diretta. Quindi non vale per chi ci vedrà purtroppo in registrata, per cui un motivo in più per partecipare. Ok? Oppure questo link, non vi preoccupate, poi ve lo fornisco subito dopo.
Chi siamo? Siamo arrivati al chi siamo. Allora, io sono Innocenzo Sansone, ma chiamatemi Enzo. Sono uno sviluppatore fin da quando ero bambino, no? Mi sono sempre sporcato le mani col codice, prima di tutto per passione, ma non solo. Da 15 anni mi occupo di community, da un anno e mezzo sono un libero professionista, quindi organizzo incontri, eventi, community con le aziende, però la parte che secondo me può interessare a voi, il motivo pure per cui collegarvi, vi ho dato il mio LinkedIn, è quello che organizzo veramente tante iniziative ed eventi tech and dev, quindi gratuiti per sviluppatori. Quindi è questo in realtà il motivo per voi che state seguendo, per cui mi dovete seguire. Con noi ci sono Stefania, come dicevo, ecco, Stefania Antimo, l'ho detto in ordine inverso rispetto alle foto. E prima di dare spazio, no, perché durerà ancora 5 minuti questa presentazione, prima di dare spazio a loro, così vi potranno spiegare meglio, domanda al volo ad Antimo e a Stefania. Anzi, iniziamo da Stefania. Come hai iniziato, Stefania, tu a sviluppare? Proprio in 30 secondi, perché avrei modo poi di presentarti. Con la conoscenza di Antimo in UI, sviluppo da 2 anni circa in ambito cloud e data analytics. Breve. Grande, lo sai Stefania, già stavo pronunciando questa domanda ho temuto che mi dessi questa risposta. Ecco. Che il merito, tra virgolette, fosse di Antimo. E invece sì. tu Antimo... Allora, io diciamo sono un po' più old di Stefania e se, diciamo io sono all'interno del mondo dei servizi professionali dello sviluppo software da circa 15 anni, conosco Innocenzo da più di 10 anni, insomma abbiamo iniziato nel lontano 2006-2007, insomma, che eravamo dei Microsoft student. E prima di UI ero all'interno appunto di Avanet, in cui appunto mi occupavo di architetture e sviluppo software. Adesso in UI mi occupo sempre di architetture, ma anche appunto di tutta una parte di strategy e sviluppo della digitalizzazione sia su cloud ma anche altre tecnologie. Ok, perfetto. Allora, poi per quanto mi riguarda do questo riferimento che in realtà include tutte le community a cui ho pure partecipato Antimo, spero che partecipi pure Stefania, quindi ho costruito questo network di community, The Community Space, di cui fanno parte tantissime delle community che organizzo io, ma anche delle community esterne, quindi vi invito a visitare il sito, vi do pure questo riferimento, non vi preoccupate, e di registrarvi alla newsletter per conoscere tutte le prossime Dev Community Night, ma non solo. Tornando indietro, con noi in realtà, come vi ho anticipato già prima, c'è pure Talent Garden Innovation School che promuove questa serie di incontri che ora vi vado velocissimamente a presentare perché c'è un'occasione, diciamo, speciale legata a questi incontri che stiamo facendo. Allora, come al solito, Stefania Antimo, faccio sta battuta, nel senso, siccome presento io, ho rubato le slide proprio a Talent Garden, ok? Vi stavo dicendo, presentiamo il Codemaster per sviluppatori anche alle prime armi, senza nessuna esperienza per quanto riguarda lo sviluppo JavaScript full stack, quindi è dedicato questo Codemaster di 12 settimane completamente online a creare questa professionalità, partirà il 3 maggio. Prima di parlare, ecco, del master, velocemente, chi è TAG? No? TAG, tantissimi di voi lo conoscono, crea campus, intesi sia come spazi fisici, ma anche proprio come vere community, sia fisiche, sia che vivono appunto online, per far crescere quindi i talenti del digitale e connetterli globalmente. Vado velocissimamente, questi sono un po' i numeri di Talent Garden, connetterli globalmente perché è presente in tanti paesi europei, ci sono più di 21 campus, quindi in oltre 17 città in tutta Europa. Nell'ambito di TAG, quindi abbiamo l'Innovation School, che ormai ha un'esperienza di oltre 6 anni proprio nella formazione, con tantissimi master che sono stati avviati, e l'anno scorso è nata la Dev Community Night, proprio perché fu la prima edizione di questo master dedicato appunto alla figura del JavaScript full stack developer. Ok, quest'anno siamo alla seconda edizione. Velocemente, ecco, vi do qualche informazione. Il programma delle 12 settimane completamente online, in cui vi forniscono tutti gli strumenti, ci sono i docenti, ci sono anche i tutor che vi seguono.
è organizzato in questo modo. Quindi un primo modulo di una settimana dedicato ai tool, due settimane dedicate al JavaScript, perché JavaScript verrà affrontato sia lato back-end sia lato front-end, quindi diciamo è lo strumento essenziale. Poi altre due settimane dedicate ad un approfondimento su JavaScript. Le tre settimane successive invece proprio ad approfondire tutti quelli gli argomenti che sono della professionalità del full stack. E poi le ultime quattro settimane dedicate, ecco, alla parte di progettazione, quindi anche le skill per lavorare in team e alla realizzazione del progetto finale. Come si accede? E qui vi dico perché può essere interessante. Quindi si va sul sito internet, che poi vi do pure questo, non vi preoccupate, ve lo metto nelle note, quindi per cui è cliccabile. Si riempie la propria scheda, si parte con una serie di training gratuito che sarà tutto il prossimo mese. Alla fine di questo training assolutamente gratuito dovete completare un compito e solo a quel punto potete essere ammessi all'interno della scuola. I costi della scuola sono questi, però la cosa più interessante, trovate tanto, non vi preoccupate, tutto sul sito, la cosa più interessante è che ci sta sia uno sconto dedicato appunto a tutte le donne che sono collegate, vogliono, visto che sono poche in questa professione, quindi che vogliono avviare questo percorso, ma soprattutto sono andato a verificare pure quest'anno, se non sbaglio, delle borse di studio per chi completa, come vi dicevo, il compito migliore. Quindi voi potete assolutamente registrarvi, farvi la formazione gratuita, presentare il compito e nel caso in cui doveste essere selezionati avrete la possibilità di fare poi il corso sostenuto dalla borsa di studio. Ok, io spero di essere stato chiaro, però trovate tutte le informazioni sul sito web, come vi dicevo. A questo punto io, per fornirvi tutti i link di cui vi ho parlato, interrompo. Chiedo ora ad Antimo e Stefania, ecco, ad Antimo dovrebbe condividere lo schermo, di condividere lo schermo, così. E partiamo, dai, sono stato rapidissimo. Ormai sono bravo, in 10 minuti riesco a finire tutta la mia presentazione. Va bene, vado. Sì, nel frattempo che tu avvii, ricordo che per le domande utilizzate D&R, domande e risposte, se avete in italiano Zoom, oppure Q&R se lo avete in inglese. Ancora non vediamo lo schermo. Ancora no? Perché no. Io sono in sharing. Io ti vedo. Ah, ok, sono io allora che non lo vedo. Allora, se Stefania confermi che vedi Antimo... Io ora mo recupererò da qualche parte. Ah, ecco, lo vedo pure io, scusate. Ho recuperato la finestra di Antimo. Quindi, allora, buon meetup. Io mi muto, però sono qui sia per voi, sia per tutti i partecipanti. A dopo. Okay. Ok, grazie. Ok, ragazzi, allora, il meetup prevede tutta una serie di argomenti su cloud. Ecco, con Stefania e altre ragazze con cui abbiamo lavorato a questa presentazione, abbiamo cercato di racchiudere intorno alla sua presentazione il mondo cloud con tutte le sue sfaccettature e evoluzioni che sono negli ultimi anni, ma anche negli ultimi mesi. Dopodiché, quindi, diciamo, una panoramica del cloud, una panoramica di come i clienti lo stanno adottando, perché anche qui, diciamo, sì, sappiamo che ci sono delle tecnologie cloud, ma poi in qualche modo non riusciamo ad utilizzarle e a essere efficaci con i clienti. Quindi è anche bene sapere quali sono le esigenze e i fabbisogni che i clienti hanno oggi per appunto andare puntuali a sviluppare delle soluzioni utili a loro e al mercato in generale. Quindi, dopodiché vedremo quindi un overview, le tematiche più calde su cloud, un benchmarking di mercato che ci fa capire come tutto. Vedo delle chat, ma mi sentite? Ci sono problemi con l'audio? Io ti sento, Antimo. Antimo, ti sentiamo? No, le chat sono i miei link che sto dando, quindi non ti preoccupare, tu continua. No, tranquillissimo. Ok. E quindi, diciamo, dopo questa panoramica dei concetti, alcuni di voi vedranno dei concetti che sono proprio basilari del cloud, quindi parleremo di gas, pass e SaaS, ma sotto un'ottica che fosse appunto di un dev, che un dev appunto nel momento in cui utilizza un servizio non ci pensa, però dal nostro punto di vista è fondamentale conoscere l'end-to-end di un servizio cloud, come a dire di come deve essere utilizzato, come deve essere sviluppato, ma come deve essere anche governato, gestito, monitorato e come appunto fa parte poi di una soluzione che si vende ad un cliente.
Detto questo, poi faremo un verticale sui tre principali cloud provider, no? Che in questo caso anche siamo partiti dai principali che vengono riconosciuti dal mercato, non diciamo quelli che ci hanno più simpatici, ossia quindi AWS, Azure e Google, che vengono riconosciuti oggi come i tre player di questo mercato, e vedremo un attimino quali sono i servizi i servizi essenziali che loro ci offrono e in che modo appunto si diversificano nelle diverse tipologie. Dopodiché un drill down ecco, sulla parte di hybrid cloud, perché anche qui sulla parte di hybrid cloud abbiamo tutto il mondo che adesso si sta evolvendo, perché ormai si parla soltanto non soltanto di public, ma anche di on-premise e anche del cosiddetto multi-cloud. Quindi capiamo che cosa si intende per questi concetti. Quindi iniziamo, che il tempo appunto diciamo è tiranno. Ok, quindi cloud computing, ma diciamo anche qui vi do una definizione, anche se non esiste ufficialmente una definizione del cloud computing, forse una delle più gettonate in assoluto è quella del NIST, che definisce appunto il cloud computing come un insieme di servizi ICT, accessibili on demand e in modalità self-service. I principali benefici appunto di questi servizi sono appunto l'alta affidabilità, la scalabilità, l'agilità, la fault tolerance, quindi la possibilità di diciamo, resistere ad tutta la parte di failure e di errori, a tutta una parte di economic scale, cioè mi permettono appunto di oggi erogare il cloud dei servizi anche in geograficamente differenti, e possono raggiungere il cliente in tutto il mondo. Diciamo, questi benefici del cloud, i modelli di servizio, quelli classici, sono IaaS, PaaS e SaaS, quindi Infrastructure Services, Platform Services, Software Services, ma vi mostriamo oggi che esistono anche altri modelli di servizio che non sono molto noti, ma che utilizziamo tutti i giorni. Infine, i modelli di implementazione, quindi questo cloud, al di là quindi dei benefici, al di là dei modelli di servizio, o diversi modelli di implementazione, qualcuno lo chiama appunto anche in inglese, quindi modello di deployment, co che cosa utilizzo? Un cloud privato, un cloud pubblico, o un hybrid cloud, vedremo che l'hybrid cloud nel nostro caso è l'unione di public e di private, ma appunto si parla anche di multi-cloud nell'hybrid, cioè nel momento in cui io utilizzo più public cloud come può essere AWS, Azure e così via. Questo è insomma anche un po' tutto il mercato, tutti i clienti si stanno muovendo su queste due direzioni, quindi hybrid, on-premise e public o multi-cloud. Quindi è bene conoscere, per noi che sviluppiamo, ecco, quali sono le tendenze e in che modo appunto diciamo, dobbiamo costantemente aggiornarci anche sulle tecnologie, perché oggi uno sviluppatore diciamo, che conosce soltanto un ambiente cloud è limitato dal punto di vista delle possibilità e delle soluzioni, perché ogni cloud ha le sue peculiarità, ogni cloud provider, quindi cloud provider intendo Azure, AWS, Google, ha le sue peculiarità, i suoi vantaggi, e che quindi nel creare un'applicazione ha molto senso mettere insieme più pezzi di cloud provider, naturalmente con le dovute accortezze. Diciamo, i bisogni, perché poi i nostri clienti, perché noi sviluppiamo applicazioni per i clienti, soprattutto oggi il cloud viene visto come innovazione, il cloud mi permette oggi di creare e di accedere a dei servizi come per esempio tutta la parte di machine learning, no? Come può essere Azure Machine Learning o tutta la parte di Google di machine learning o SageMaker di AWS, che mi permettono di in pochi click di creare ambienti di data science, che mi permettono di creare delle sperimentazioni e quant'altro. Con Enzo appunto nominavo prima il no code. Nel precedente talk avevamo parlato appunto di piattaforme no code, molte di queste sono appunto risiedono sui principali cloud provider, AWS, Google, Azure, ma anche tanti altri. Quindi una questione di innovazione, una questione di operation, perché le aziende appunto stanno cercando sempre più di automatizzare, non vogliono più gestire infrastruttura diciamo in casa, perché non è il loro business. Io che vendo divani online non posso avere la mia infrastruttura, gestire, sprecare i costi nella gestione di un'infrastruttura, di un data center, ma devo concentrarmi semplicemente sul mio business, e quindi devo in qualche modo delegare, devo in qualche modo avere delle soluzioni che mi rendono anche scalabili. Quindi ritorniamo alle questioni di business, quindi voglio vendere i miei divani in Giappone, in Australia, eccetera, eccetera, e qui distribuisco la mia applicazione in maniera da ridurre la latenza e da migliorare l'esperienza dell'end-to-end con il cliente.
Poi c'è tutto il mondo di cloud migration, no? Questo è proprio un filone con cui oggi molti clienti stanno affrontando questi percorsi, molti già hanno affrontato e tanti altri stanno affrontando un percorso di governance che è un step successivo. Poi Stefania vi farà vedere all'interno del benchmark che vi presento un po' come il mondo, questo benchmark racchiude un po' la situazione e worldwide, che racchiude un po' la situazione come tante aziende si stanno muovendo nel mondo del cloud e quindi ci fa capire anche noi come developer quali sono gli skills e i processi e le tecnologie su cui ci dobbiamo concentrare per essere sempre più efficaci e efficienti per i nostri clienti. Questo è insomma anche l'obiettivo di questo talk. L'obiettivo di questo talk è mostrarvi qual è l'andamento, la panoramica, anche dal punto di vista strategico, per capire quali sono i prossimi passi a cui dobbiamo appunto fare per stare con a passo con i tempi. Diciamo, quando si passa su cloud, il cloud perché si utilizza? Si utilizza soprattutto per nuovi progetti. Oggi il 90% delle progettualità che nascono su cloud, quindi un nuovo progetto che state sviluppando per un cliente, molto probabilmente il 90% dei casi è visto in un ambiente su cloud. Oppure per creare degli ambienti di test, oppure per aumentare la capacità delle vostre macchine on-premise, ho bisogno di più capacità, non vai a comprare dell'hardware, ma vai a comprare capacità su un cloud provider. Oppure devi dismettere il tuo data center e quindi in qualche modo devi utilizzare una di queste famose 5R, 6R, queste poi diciamo sono le modalità con cui si va su cloud, no? Che sono Rehost, quindi prendete la vostra applicazione che può essere una macchina virtuale, la spostate su un cloud, quindi è chiamato Lift and Shift, quindi Lift and Shift che vi permette di spostare le vostre macchine su cloud, un refactor, avete un'applicazione magari che è monolitica, sull'on-premise la volete dividere in tre tier, quindi presentation, business e data layer, e utilizzate magari appunto dei servizi PaaS, SaaS all'interno di un cloud provider e quindi avete un certo rifatto. Il build è leggermente diverso da refactor. Il build è semplicemente dei piccoli accorgimenti che voi andate a fare sull'applicazione, replace è proprio rimuoviamo con l'applicazione, magari vado a comprare un servizio SaaS, ad esempio, e questo è accaduto per tutti gli Exchange o i Lotus Notes che sono stati installati per anni nei data center dei clienti, e oggi non esiste più qualcuno che abbia un mail server all'interno del proprio data center, qualcuno c'è ancora, il 90%, l'hanno sostituito con Office 365, con la Google Platform e così via. Quindi, cloud privato, intendiamo tutta la parte di infrastruttura dedicata a un data center di un'azienda. Esistono tanti prodotti che oggi ci permettono di creare un data center privato. VMware è leader in questo mercato di hypervisor, ma anche appunto poi abbiamo Red Hat e altri Nutanix, abbiamo diversi player in questo mercato che offrono delle soluzioni che vi possono creare un cloud privato, quindi hai il vostro piccolo AWS, il vostro piccolo Google all'interno appunto del vostro data center, però attenzione che non avrete tutta quella parte di servizi SaaS e PaaS che vi offrono i public cloud provider. L'hybrid è il fatto appunto di voler utilizzare entrambi i mondi, perché immaginate che un cliente, perché noi supportando un cliente dice: guarda, la mia strategia è che se devo creare una macchina virtuale, la creo in locale, perché magari ho un vecchio data center, lo riammodernizzo con una piattaforma di containers come Kubernetes e vado a crearmi tanti container o tante macchine virtuali con un hypervisor e ho dei costi ridotti rispetto a una macchina sul cloud. Ma nel momento in cui voglio utilizzare dei servizi innovativi, come possono essere quelli di machine learning, di IoT, eccetera, eccetera, mi muovo sul cloud, perché effettivamente quelli mi danno un valore aggiunto che io non posso avere oggi nel mio cloud privato. Quindi, ritornando semplicemente, ecco, questo scusate poi se abbiamo cercato appunto di raccogliere un po' tutti i concetti, perché poi diciamo, non sapevamo un attimino, è un primo tocco, quindi abbiamo voluto. Sull'ambito cloud abbiamo voluto un po' diciamo accorpare tutta una serie di tematiche che diciamo che qualcuno dà per scontato e altre invece forse non sono tanto per scontato. Quindi infrastructure service, platform service, software service.
Attualmente qual è la differenza sostanziale tra questi tre? Abbiamo il livello di personalizzazione, di customizzazione e è diverso a seconda del servizio. Nello IaaS, quindi partiamo dal crearci una macchina virtuale, installo tutti i framework, middleware che voglio io, a un platform service invece che ho una piattaforma in cui magari ho anche posso scegliermi anche un database, ma poi ho tutta una serie di framework prestabiliti, tutta una serie di funzionalità prestabilite e posso fare una serie di customizzazioni, diciamo così, quindi è una piattaforma che mi permette di fare customizzazioni e arrivare poi a un prodotto finale. Infine, SaaS, o utilizzo il prodotto così com'è, classico SaaS, la vostra Gmail, che è appunto un software che non potete personalizzare, ma appunto vi offre un servizio con determinate funzionalità. L'altra nota operativa, al di là della customizzazione, è l'owner di ogni servizio. Nell'Infrastructure Services, e poi lo vedremo, siete voi owner di una serie di attività. Mentre la Platform Services siete owner di, diciamo, soltanto la parte di customizzazione dell'applicativo. Infine, nella parte di Software Services siete voi responsabili, scusate, owner per me responsabili, di soltanto di che? Dell'accesso. Quindi anche qui l'ownership, le responsabilità. Quindi se da una parte le customizzazioni aumentano, aumenta anche l'ownership, quindi a grandi poteri, come diceva Spider-Man, corrispondono grandi responsabilità. Come faccio a scegliere un servizio PaaS, SaaS o IaaS quando mi trovo appunto a creare un'applicazione? Ecco, quindi abbiamo cercato di buttare dentro questo veramente flowchart anche stupido, però aiuta anche, diciamo, a creare una mappa decisionale, no? Quindi è un decision tree, tra virgolette, no? In cui praticamente partiamo, quindi nel momento in cui devo creare un'applicazione, parto a capire quali sono le caratteristiche di questa applicazione, quali sono i bisogni di questa applicazione. Soprattutto se devo creare un'applicazione, quindi da cosa parto? Dal processo di business che vado a supportare con questa applicazione, che cosa devo fare? È una soluzione, per esempio, la prima domanda che poniamo, si parte da sinistra in alto, quindi devo supportare una funzionalità standard. Che cos'è una funzionalità standard? È un prodotto comune, che può essere un Outlook, può essere un PowerPoint, può essere. Quindi ho bisogno, per esempio, di un servizio mail. Scusate se faccio sempre riferimento all'email, però forse è l'esempio più, diciamo, calzante. Quindi ho bisogno di un servizio email. Che cosa fate? Vi scrivete voi tutta la parte di server, di Exchange, eccetera, eccetera. Quindi è una soluzione standard. Quindi da questo punto di vista, nel navigare il mio albero andrò a che cosa? Nel momento in cui è una soluzione di tipo standard, quindi non è una soluzione non standard, no, e diciamo che è una soluzione compatibile con il cloud, quindi sto chiedendo un servizio che è all'interno di un cloud, allora sì, allora molto probabilmente sarà un SaaS. Quindi nel 90% dei casi in cui stiamo creando un'applicazione di uso comune, troverete sempre che c'è un servizio SaaS che la implementa. Naturalmente, non tutti i servizi SaaS vanno bene perché magari appunto nella vostra posta volete integrare tutta la parte di workflow, di pagamento, eccetera, eccetera. Quindi anche lì incomincia a vacillare l'ipotesi del SaaS. Quindi infatti l'altra domanda è, quindi non vuoi una soluzione standard? Quindi non voglio una soluzione standard e vado nel ramo di testa, a questo punto vado a capire, ci sono delle interdipendenze con i processi di business, cioè quindi ho delle specificità, sì. La soluzione è differente dalle attuali soluzioni standard, sì. Quindi è necessario prevedere una customizzazione, sì. E a questo punto, diciamo, è l'ultima domanda, ad esempio, è necessario prevedere una customizzazione del sistema operativo? Guarda, non è che ho esigenze particolari di avere framework o compatibilità su questa applicazione, allora no, posso prendere un pass, ma nel caso in cui avevate specifiche framework da utilizzare, allora andremo a parlare di uno IaaS. È una mappa, diciamo, molto intuitiva che va appunto, vi permette di navigare un attimino tra le vostre esigenze e scegliere uno di questi servizi. Naturalmente, vi dicevo, non esiste soltanto il mondo IaaS, PaaS e SaaS, ma esistono anche altre tipologie di servizi cloud con degli acronimi che diciamo anche difficili da pronunciare, come la prima APIAS, quindi API as Services, quindi un API Gateway, un API Management che ci permette di gestire le API all'interno della nostra applicazione o quant'altro, FAS, vabbè, Function as Services, o anche comunemente detto serverless. Da questo punto di vista abbiamo poi, che ne so,
AS, che è Analytics Services, quindi tutta la parte di analytics e quant'altro e così via. Data Services, vabbè, tutta la parte di servizi, Vibas, Database Services, e ce ne sono tanti altri, quindi abbiamo riportato qualcuno, però era semplicemente per dirvi che se sentite degli economici particolari non spaventate, ci sono dei servizi che già utilizzate sicuramente. Vi dicevo, quindi a seconda del servizio, a seconda della customizzazione, avete anche delle responsabilità. Questa slide praticamente racchiude il modello di responsabilità condivisa, è qualcosa che troverete su tutti i cloud provider, in cui ben chiaro il cloud provider vi dice, senti, se tu ti compri una VM, il patching, l'installazione, la security è a tuo carico. Se ti compri un pass o un SaaS, e invece è a mio carico. E poi questa mappa che dovete vedere dove praticamente colorata qui e di responsabilità del cliente. Questo è un raffronto con l'on-premises, quindi immaginate che voi state sviluppando un'applicazione e in questo caso questa applicazione ha tutti questi aspetti, dalla rete, dall'identity, dalla sicurezza, dagli account, dai dispositivi che supporta, in una soluzione on-premises. In una soluzione on-premises, vedete, avete la responsabilità su tutto. Invece su una IaaS avete una responsabilità fino all'operating system, quindi la VM che scegliete, su PaaS incominciate a decrescere, poi dipende anche dalla tipologia di PaaS. Su SaaS invece andate semplicemente a essere responsabili di cosa? Dei dati, perché se giustamente avete un SaaS, avete un username e password e la condividete con chiunque, non può essere certamente responsabile il cloud provider della perdita di dati. Questo, diciamo, anche qui è sempre un po' la vista di prima, rivisto un po' in ottica di pillar all'interno di un'applicazione, ma molto probabilmente già molti di voi hanno visto questa immagine, quindi network, quali sono i pillar della mia applicazione, networking, storage, service, virtualization, operating system, middleware, runtime, data application, quindi la soluzione IaaS, sono io responsabile di questa roba. Nel pass vedete di che cosa ho di responsabilità, di customizzazione sui dati sull'application, sul SaaS, non controllo su nulla. Infine, ma non banale, sono i rischi e i controlli delle soluzioni e architetture cloud, perché ragazzi, noi non ci dobbiamo dimenticare che oltre a sviluppare, noi dobbiamo sviluppare anche delle applicazioni che siano sicure, che siano affidabili, perché diciamo, anche qui perde è un attimo perdere la fiducia di un cliente per una soluzione a cui appunto diciamo avete lasciato una breccia attiva o diciamo banalmente ci siamo lasciati ecco rubare diciamo dati o informazioni sensibili. Quindi anche qui nell'utilizzare diverse tipologie e nella scelta delle diverse tipologie di IaaS, PaaS e SaaS ricade anche il numero di controlli che voi dovete effettuare, perché quando utilizzate una soluzione IaaS, signori, dovete controllare tutta una parte di firewall, tutta una parte di applicazioni che vanno ad accedere al vostro sistema, se installate tutta la parte di security o quant'altro. Nel platform services i controlli diventano appunto diciamo più sull'environment, sulla piattaforma, e infine software services è un controllo applicativo, non condividete password o comunque non condividete dei dati sensibili. Tutto questo perché appunto bisogna essere coscienti che esistono sul mondo cloud tutta una serie di controlli da effettuare dai SaaS, PaaS, IaaS e così via. A questo punto lascio la parola a Stefania che ci parla un po', diciamo, questa seconda sezione un po' su il trend di mercato. Quindi, diciamo, questa prima parte vi ho mostrato un po' un'introduzione al cloud, no? E però capiamo, ecco, come i clienti lo stanno adottando. Bene, mi sentite? Un attimo, si sente, sì? Sì, ti sento. Ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere un po' il benchmark di mercato. Quindi lo scopo di questo breve excursus in merito al trend di mercato relativamente alla cloud adoption è quello quindi di andare a analizzare ed evidenziare quali sono le principali strategie e i principali servizi cloud che sono adottati sul mercato dalle aziende e le principali adozioni che le imprese mettono in piedi per andare ad effettuare l'ottimizzazione e la gestione dei costi cloud.
Il benchmark di mercato si basa su un report, sul report di Flexera, The State of the Cloud Report 2020, che si basa su una survey effettuata su un campione di 750 intervistati, di cui 550 sono imprese enterprise, quindi di grandi dimensioni, mentre 196 sono piccole e medie imprese collocate in Asia, in America e in Europa. Quindi l'esito della survey cosa evidenzia? Che la principale tipologia di strategia cloud adottata sia dalle piccole e medie imprese sia dalle enterprise è una strategia di tipo hybrid cloud. Infatti il 74% delle aziende ha dichiarato di aver adottato questo tipo di strategia. Inoltre, all'interno della strategia Hybrid Cloud ci sono diverse tipologie di strategia che si possono adottare e la strategia più comune è quella di andare a combinare vari cloud pubblici con vari cloud privati. Perché questo? Perché naturalmente si cerca di evitare il vendor lock-in, quindi non ingabbiarsi in un solo provider di servizio pubblico o di cloud privato. Per quanto riguarda i principali public cloud provider che sono adottati dalle imprese, abbiamo i nostri tre classici, quindi AWS, Azure e Google Cloud, che sia nel 2019 che nel 2020, continuano a essere i leader di mercato. Mentre per quanto riguarda, i private cloud provider, abbiamo VMware che continua a essere il più adottato, ma come vediamo nel 2020, la percentuale, il tasso di adozione è diminuito dal 61 al 46% a favore di altri servizi come Microsoft Azure Stack, che è una soluzione di hybrid cloud fornita da Microsoft, che è passato dal 28% al 40% nel 2020, e AWS Outpost, che è passato dal 14% al 26% nel 2020. Andando avanti, anzi, non so se può passare alla slide successiva, abbiamo un excursus su quali sono i principali servizi cloud adottati. Cosa notiamo da questo grafico? Che i primi cinque servizi cloud adottati dalle aziende sono i classici servizi di database relazionale, SQL, relazionale e non relazionale, i servizi di data warehouse, i servizi di container as a service e i servizi serverless. I servizi di IoT e machine learning, come potete notare, anche se non sono attualmente molto utilizzati come questi primi cinque, comunque hanno un'elevata percentuale di adozione e sperimentazione di questi servizi e anche un'elevata percentuale di pianificazione dell'utilizzo degli stessi. Inoltre, spostandoci nella tabellina a destra, possiamo vedere come sempre i servizi di IoT e machine learning hanno aumentato notevolmente il tasso di adozione confrontando il 2019 con il 2020. L'IoT del 21% e il machine learning del 17%. Questo cosa denota? Denota un grande cambiamento dell'utilizzo nel tempo delle piattaforme public cloud, perché se prima le organizzazioni quindi si concentravano sui tipici servizi di compute, di storage, di network offerti dai public cloud service provider, ora si stanno concentrando anche su servizi diversi, quindi servizi di tipo serverless, servizi tipo IoT o di machine learning. Passando avanti, abbiamo tutto un Aggiungo soltanto Stefania, quindi tornando al discorso di prima, no? Cioè, anche qui per la strategia, perché come vedete i clienti quindi adottano l'hybrid, nell'hybrid cercano di utilizzare quindi magari il loro VM con degli strumenti come può essere OpenStack, che poi tra l'altro è open source, e tutta una serie di vSphere e quant'altro. E che cosa utilizzano soprattutto in public cloud? I servizi PaaS e SaaS che possono essere appunto da database relazionale, tutta parte di container, quindi quelli che gli possono dare innovazione e tra virgolette le problematiche minori, perché avere un database su cloud comunque ti permette di eliminare per esempio tutta l'inefficienza nelle operazioni, backup e quant'altro, perché hai un managed services. Vado avanti, Stefano. Sì. Ok.
Per quanto riguarda invece tutte quelle attività relative alla gestione dei costi, che sono molto importanti, come vediamo dalla survey, le organizzazioni hanno dichiarato di stimare un aumento addirittura del 47% della spesa per il cloud pubblico nei prossimi 12 mesi e hanno dichiarato che attualmente per la spesa attuale c'è la spesa attuale è aumentata è del 23% superiore rispetto al budget che hanno previsto. Inoltre, il 30% dell'attuale spesa è una spesa non efficientata, è una spesa sostenuta per risorse non utilizzate e quindi le aziende si stanno muovendo verso l'adozione di azioni di ottimizzazione delle risorse e policy di riduzione dei costi. Le principali che abbiamo sulla sinistra sono quelle dello shutdown dei workloads quando non sono utilizzati, il right-sizing delle istanze rispetto ai trend di utilizzo, l'adozione di politiche di tagging, l'eliminazione di storage inattivi o non attaccati alle macchine virtuali, l'utilizzo per esempio di region a basso costo o di cloud a più basso costo. E avete tutte le percentuali di adozione rispetto a se questa azione viene automatizzata o è un'azione che risulta manuale all'interno dell'organizzazione. Andando avanti, Sì, per ultimo, ma non per soltanto il. a indicare qui, diciamo, anche dal punto di vista del verbo, io vi richiedo appunto la vostra attenzione perché mi è capitato anche settimana scorsa che praticamente ho bruciato una sottoscrizione da 12.000 euro perché un developer ha rimasto un servizio acceso, a parte c'è un database che poi tra l'altro era di sviluppo, quindi ha sbagliato a scegliere un'istanza, una site, e ha lasciato praticamente acceso questa site che in una settimana ha bruciato Antimo, stava a minare con le tue macchine. un... No, no, guarda, era un database che tra l'altro c'era un mega dentro di dati e ha scelto una taglia di database su MySQL Azure, che neanche lui si è reso conto, geograficamente distribuito su tutte le region, su tre region, un tire che non ti dico, cioè ha preso l'ultimo tire e praticamente ha bruciato quasi una sottoscrizione in una settimana, 12.000. Cioè, questa è l'attenzione anche qui dobbiamo porre nell'utilizzare determinati strumenti, perché adesso è facile, un clic e acquistare uno strumento, poi arriva insomma il conto salato. Vado avanti. Sì, qui per ultimo abbiamo quindi la responsabilità all'interno delle aziende dei diversi team per tutte queste attività legate quindi alla gestione della spesa e all'ottimizzazione dei costi. Come potete vedere dalla tabellina, i cloud team e i team di infrastrutture operations sono quelli principalmente coinvolti nella gestione dei costi cloud. È importante però tenere presente che all'interno di alcune delle attività è necessario coinvolgere anche altri team. Per esempio, nelle attività di gestione del budget cloud, nelle attività di chargeback dei costi sulle diverse business unit, è necessario il coinvolgimento attivo, quindi di tutte le business unit e della parte di finance. Per quanto riguarda invece la parte di governance e ottimizzazione delle licenze, in cloud risulta necessario quindi coinvolgere anche il team di software asset management e vendor management che on-prem magari si occupa di queste tematiche e che quindi ha le competenze per aiutare il team di infrastruttura, il cloud team, di andare a gestire le tematiche relative alle licenze software sul cloud. Bene, come abbiamo visto all'interno del benchmark, i principali tre cloud provider che le aziende adottavano relativamente al public cloud sono Google, Microsoft e Amazon. Come vediamo, questi tre cloud provider sono posizionati e sono denominati come leader all'interno del Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme di servizi IaaS e PaaS. All'interno di questa slide vediamo anche l'evoluzione che c'è stata dal 2017 al 2020, perché se nel 2017 il mercato era un mercato in cui venivano presi in considerazione diversi cloud provider, infatti vediamo diversi nomi presenti all'interno del Magic Quadrant, tutti diciamo divisi fra nice players e leader. Dal 2018 in poi il mercato si è attestato principalmente su sei
Public cloud provider. Infatti abbiamo Alibaba, Oracle e IBM che sono categorizzati come nice players, e i nostri tre, Google, Microsoft e Amazon, che sono sempre stati leader. Inoltre, dal 2018 al 2020 potete notare come Amazon ha pian piano distaccato gli altri cloud service provider, fino ad arrivare nel 2020 ad essere proprio leader indiscusso e distaccare di più Microsoft rispetto a prima. Sì, diciamo qui, diciamo che diciamo, l'intruso che sta arrivando e molto probabilmente arriverà, perché insomma la sua forza è impressionante, anche gli investimenti economici che stanno facendo, è Alibaba. Insomma, sicuramente l'anno prossimo ci aspettiamo che nel 2021 possa essere all'interno appunto dei leader del mercato. Non è utilizzato in Italia, però diciamo all'estero sì. Ora partiamo con un breve excursus rispetto alla capillare presenza dei cloud service provider all'interno del mondo. Allora, partiamo con Microsoft Azure. Microsoft Azure dispone di più di 60 regions distribuite all'interno di tutto il mondo ed è presente in più di 140 paesi. Come vedete dalla cartina, infatti, ci sono una pletora di pallini su questa cartina perché è distribuito veramente in tutto il mondo. In più è stato annunciato che verranno aggiunte ulteriori 6 region nell'Italia del Nord, nella Spagna, all'interno nel Qatar, nel Messico, in Australia, se non mi sbaglio, in Israele. Ok, sì. E andando avanti, abbiamo cercato di raccogliere poi all'interno di un'unica slide, ma dopo vedremo insieme ad Antimo un excursus, un drill down sulle principali categorie di servizi sia di Azure che di AWS che di Google, di quali sono insomma i principali servizi offerti dalla piattaforma Microsoft Azure. Come vedete, c'è un'ampia gamma di servizi che partono dai servizi di compute, di storage, backup, networking, identity and access management, fino ad arrivare a servizi come la realtà aumentata, la blockchain, servizi di IoT e servizi di machine learning. Questo infatti l'abbiamo lasciato insomma come chicca finale, diciamo, per ecco, andare poi sul sodo, dice ok, quali sono poi i servizi che servono, ecco, l'essential, no? Che mi servono su cloud. Naturalmente, ci scusate, cioè, però diciamo in un'ora è un po' difficile fare una carrellata su tutto, però abbiamo cercato appunto di prendere i servizi principali. Naturalmente ci sono tutti altri servizi molto, diciamo, molto innovativi, molto avanzati, come blockchain e mixed reality. Tra l'altro appunto, diciamo, sono sempre servizi che vengono annunciati. Microsoft, per esempio, ha appena lanciato un nuovo servizio che è Mesh. Andando avanti abbiamo AWS. AWS, così come Microsoft, ha una presenza capillare all'interno del mondo, infatti ha 76 availability zones distribuite su 24 regions in tutto il mondo ed è presente su più di 206 paesi. Inoltre, anche lui ha annunciato l'aggiunta di ulteriori 10 availability zones su nuove 3 region di AWS, in Indonesia, in Giappone e in Spagna. Forse spiegare un attimo che cosa intendiamo per la availability zone. Ok, la Availability Zones è un insieme di data center, è una zona di disponibilità all'interno della quale sono presenti dei data center. Le Availability Zones stanno all'interno di una region e naturalmente all'interno di questa region, per esempio, il network, la connessione che offre AWS fra le diverse Availability Zones che compongono una region è una connettività molto veloce rispetto alla connessione che abbiamo tra region e region. Quindi, diciamo, nel momento in cui sviluppiamo un'applicazione, la dobbiamo deployare, a parte appunto dividerla nelle diverse region, no? L'altra caratteristica che ci danno loro è la availability zone all'interno di una region. Che cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di quella region, per esempio Milano, Parigi, Londra e così via, ho la possibilità di avere la mia applicazione su due data center che sono all'interno di quella region. Ora, in molti casi non sono proprio due data center distinti, ma il cloud provider ci garantisce che dal punto di vista, diciamo, logico e fisico, quei due data center, ecco, sono divisi. Quindi nel momento in cui succede un disaster, cioè succede un disaster, va in fiamme il data center, ultimamente è bruciato qualcosa, mi sembra, a Bruxelles, un data center, e subito dopo c'è la vostra applicazione che è una availability zone, è disponibile sempre nell'altro data center che si trova nella region.
Questo, diciamo, è il motivo di esistenza appunto dell'availability zone. E naturalmente, che cosa? Perché l'alternativa è avere la vostra applicazione in un data center che è a Tokyo, qui, o un'altra region, per esempio, no? Però capite che comunque andavate, nel momento in cui avevate un disservizio su quel data center, veniva replicato su un data center di un'altra region, ma comunque avevate un delay e una latenza che magari non sono oggi accettabili dai clienti. Per quanto riguarda sempre la gamma di servizi offerti da AWS, anche in questo caso abbiamo un'ampia gamma di servizi che spazia su diverse tipologie, quindi sempre dai classici, le tipologie di compute, storage, database, containers, network, che vedremo successivamente nel dettaglio, a servizi di analytics, di IoT, di realtà aumentata, machine learning, fino ad arrivare alla robotica. E andando avanti, per Google Cloud Platform, anche in questo caso abbiamo una grande capillarità e distribuzione all'interno dell'area geografica, e anche in questo caso per Google Cloud Platform esiste il concetto di availability zones. Infatti opera su 73 zone di disponibilità all'interno di 24 regions e su oltre 200 paesi. Inoltre, anche Google Cloud Platform ha annunciato l'aggiunta di ulteriori 9 regions, che saranno presenti in Polonia, in Qatar, in Canada, in Australia, in India, in Francia, in Italia, in Cile e in Spagna. Quindi immaginate 9 region, no? Quindi non le region, magari ci sono due data center, perché questo insomma è il minimo di una region, se sono in costruzione circa 18 data center, cioè, immaginate che investimento c'è da questo punto di vista. Ops. Per quanto riguarda sempre la gamma dei servizi offerti da Google Cloud Platform, passiamo sempre dai classici di compute, storage, servizi di rete, quindi servizi di content delivery network, a servizi per esempio serverless come le Cloud Function. Ok, ora parliamo di hybrid cloud. Come abbiamo visto all'interno del benchmark, le organizzazioni si stanno muovendo verso l'adozione di una strategia hybrid. L'hybrid cloud quindi è il nuovo standard all'interno delle organizzazioni. E questo perché? Perché anche se ormai l'adozione del public cloud è molto diffuso all'interno delle organizzazioni, sia di grandi taglie, sia piccole e medie imprese, è pur vero che le organizzazioni però continuano ad effettuare investimenti sui sistemi infrastrutturali on-premises, sia l'infrastruttura IT tradizionale, sia che si parli di cloud pubblico. Questo perché? Perché quali sono i principali fattori che spingono ad effettuare ancora alle organizzazioni questi investimenti e che quindi li spingono a definire una strategia di hybrid cloud? I principali fattori possono essere i requisiti regolamentari, i problemi di prestazioni e latenza, i costi di trasferimento dei dati sulla rete che magari possono essere molto alti, la presenza di applicazioni ambienti legacy che quindi non si può fare un refactoring degli stessi e portarli sul cloud, o requisiti relativi a un set di skills specifiche dell'organizzazione o dei fornitori dell'organizzazione. Che cos'è quindi l'hybrid cloud? L'hybrid cloud combina quindi l'IT on-premises fatto da infrastruttura tradizionale e cloud privato con risorse e servizi che sono off-premises e sono quelle tipicamente di un cloud pubblico che può essere AWS, Azure o Google Cloud Platform. Andando avanti, abbiamo cercato di schematizzare nella slide successiva una semplice blueprint di quella che può essere un'architettura hybrid. Che cosa abbiamo? In basso abbiamo quindi l'infrastruttura hardware e l'infrastruttura software che si divide in tre principali, quindi l'infrastruttura public cloud, l'infrastruttura private cloud e l'edge computing. Sopra, quindi all'infrastruttura hardware e software, abbiamo i tre filoni principali che sono le principali tematiche su cui ci dobbiamo concentrare per la gestione di questa infrastruttura hybrid. Quindi tematiche relative al network, alla gestione del network, alla gestione dell'infrastruttura, quindi all'orchestrazione di queste infrastrutture insieme, public, private e infrastruttura tradizionale, fino alla parte della gestione dei workload, fino ad arrivare appunto all'architettura enterprise che si divide tipicamente in due macroblocchi, quindi le applicazioni tipicamente legacy e le applicazioni, containerizzate in tutto quello che è l'ecosistema dei container.
Sì, qui diciamo anche qui, quando parliamo di hybrid cloud, poi si parla sempre di cloud native, no? Non so quanti di voi conoscono il termine, però cloud native o cloud first, sono sinonimi, cioè il fatto appunto di creare e sviluppare delle applicazioni al di là del framework delle tecnologie che stiamo utilizzando, perché oggi tutti, appunto, tutte le tecnologie possono essere containerizzate utilizzando appunto una piattaforma di containerizzazione che può essere Kubernetes, può essere Rancher, Docker, Mesos e così via. Questo è un primo passo verso appunto poi il multicloud e verso l'hybrid cloud, perché poi l'hybrid cloud, questa architettura, che vedete alla fine di questa architettura ci sono tre box, diciamo, che sono public cloud, private cloud e edge computing, che può essere anche una Raspberry per quanto mi riguarda, o un telefono mobile. Cioè, la cosa è, utilizzando determinati pattern, determinate tecnologie, come può essere appunto tutta la parte di containerizzazione, si può appunto arrivare ad utilizzare delle infrastrutture che, diciamo, possono essere, diciamo, trasparenti. Cioè, qui questo è un layer che sì, vi interessa fino a un certo punto se utilizzate tutta la parte, se strutturate le vostre applicazioni in quel modo che appunto vi stiamo dicendo. Quindi, utilizzando container, utilizzando appunto sempre degli standard come delle tecnologie e non andare appunto su tecnologie che, sì, qui le abbiamo chiamate legacy platform. Ok, ma qui parliamo di tutta la virtualizzazione, parliamo della classica VM. Le classiche VM sì, sono poi trasportabili sui diversi cloud, parlavo prima di lift and shift, ma non vi danno quella dinamicità con cui voi, che voi avete utilizzando delle applicazioni a container. Un attimo. Vado avanti. Sì. Ok, per quanto riguarda invece, qui facciamo un excursus su quelli che sono le principali soluzioni di hybrid cloud offerte da Microsoft, Google e Amazon. Bene. Queste soluzioni si dividono tipicamente in due tipologie di soluzioni. Ci sono le tipologie appliance like rack e le tipologie software only solution. Le tipologie appliance like rack sono quelle soluzioni in cui nuovi stacks hardware e software sono direttamente installati in locale all'interno della propria infrastruttura on-prem, mentre soluzioni software only. Scusa Stefano, nel gergo l'appliance è proprio, diciamo, l'hardware, no? Quando si parla di appliance parliamo di Sì. hardware. In questo caso l'appliance rack, ragazzi, è proprio il container, no? Che qualche volta qualcuno di voi avrà visto il container di HP o comunque di Azure e di AWS. Questo, quando parliamo di appliance rack, vuol dire AWS Hotspot vi porta a casa vostra, presso la vostra azienda, presso il vostro ufficio, un bel container con cui appunto avete una porzione di AWS in casa. Sì, esatto. Mentre le soluzioni software only sono quelle soluzioni in cui solo il software è proprietario del provider, quindi l'hardware è gestito dal cliente, e questa tipologia di soluzioni risolvono tutta una serie di problemi dell'inclusione di diversi tipi di hardware, per esempio all'interno della propria infrastruttura, ma di solito distribuiscono solo un sottoinsieme di servizi del cloud pubblico. Andiamo a vederli uno per volta. Abbiamo quindi AWS Outpost, che è l'offerta di Amazon, che è una soluzione appunto appliance like rack. Infatti l'hardware è fornito, gestito e posseduto da AWS. È un servizio che quindi estende, come se estendesse una region pubblica di AWS e alcuni dei suoi servizi, in un ambiente fisicamente esterno alla region di AWS. La soluzione funziona solo se è connessa a una region AWS pubblica e non è progettata per funzionare in modalità disconnessa. Il software anche installato all'interno dell'hardware è anche proprietario di AWS. Per quanto riguarda invece Google Anthos, che è l'offerta di Google appunto, questa è una soluzione software only, infatti l'hardware è posseduto e gestito dal cliente. E che cosa permette di fare questa soluzione? Questa soluzione permette di gestire dalla console Google Cloud Platform e distribuire i cluster basati su Kubernetes, sia on-prem che on cloud. In particolare permette quindi di gestire i cluster che si basano su Google Kubernetes Engine, sia su Google Cloud Platform, sia su AWS, però al momento in preview, e sia on-prem. Le offerte invece di Microsoft rispetto a queste soluzioni sono tre: abbiamo l'Azure Stack Hub, l'Azure Stack HC e l'Azure Stack Arc.
L'EsuStackHub è una soluzione appliance-like Rack, dove l'hardware è un hardware certificato, fornito e gestito dai partner Microsoft, e dove in locale abbiamo l'interfaccia di amministrazione che è proprio l'Azure Portal. Sostanzialmente, cosa fa EsuStackHub? Replica un mini ambiente public cloud Azure con un sottinsieme di servizi di Azure. Direttamente all'interno quindi della nostra infrastruttura e funziona sia in modalità connessa a una regione Azure e sia in modalità disconnessa. Per quanto riguarda l'Azure Stack HC, invece è una soluzione anch'essa appliance like Rack, ma non distribuisce i servizi Azure PaaS o IaaS in locale, ma estende solo le funzionalità relativamente alla gestione dei servizi che offre Azure, quindi tutta la parte di Azure Backup, tutta la parte di Policies, tutta la parte dei tag. L'hardware è certificato, fornito e gestito dai partner Microsoft e l'interfaccia di amministrazione locale, in questo caso non è l'Azure Portal, ma il Windows Admin Center. Per quanto riguarda invece Azure Stack Arc, questa è una soluzione software agent based perché in poche parole, noi tramite la console di Microsoft Azure riusciamo a gestire le VM sia Linux che Windows su cui vengono installati degli Arc Agents. L'hardware in questo caso, essendo una software solution, è posseduto e gestito dal cliente. Quindi bisogna solo installare sostanzialmente l'agent all'interno delle virtual machine che si vogliono gestire all'interno della console di Azure. Da questo punto di vista, quindi in buona sostanza nel mondo dell'hardware ci stiamo muovendo in due direzioni, ragazzi. Allora, una direzione che prevede l'appliance, quindi hardware che può venire dal cloud provider, dai partner come AWS HubSpot o come Azure StackUp, che questa è una soluzione, portano il famoso container a casa. L'altra soluzione è un po' più di software applicativo, come può essere Google Anthos o Azure Stack, che cosa fanno sostanzialmente? Vi permettono dalla console di Azure, dalla console di Google, di poter gestirvi dei cluster di container sia sopra Azure, quindi da Google io gestisco diciamo, un cluster Kubernetes, scusate, su AWS, che adesso è soltanto AWS, ma anche su Azure a breve ci sarà. E lo stesso Azure a sua volta può gestire quindi Azure Arc mi permette di gestire dei cluster sugli altri cloud provider. Questa è una soluzione, ecco, per questo, perché mi permette appunto di gestire o orchestrare i miei container nel modo più opportuno che voi, perché magari mi accorgo che una settimana il pricing di Kubernetes su Google è più vantaggioso di Azure. Allora che cosa faccio? Sposto il mio cluster sull'altro, e nel momento in cui mi accorgo che magari il pricing è migliore su Azure, ritorno qui. O comunque ci sono anche, al di là della banale prezzo, ci sono anche altre dinamiche legate poi alle performance, alle regioni e quant'altro. Andando avanti, c'è tutto il tema relativo alla governance. Perché? Perché è un tema molto importante da affrontare quando si parla di ambienti cloud ibridi, in quanto questi ultimi portano una complessità all'interno della gestione dell'infrastruttura e quindi della governance di tutto il cloud. Le cloud management platform in questo senso forniscono funzionalità di gestione degli ambienti cloud ibridi perché sono un mezzo per gestire tramite un'unica console la distribuzione e il funzionamento delle applicazioni su più infrastrutture di servizi cloud, quindi sia sull'infrastruttura cloud on premises e sia sull'infrastruttura dei provider di servizi cloud pubblici. Quali sono le principali funzionalità di una cloud management platform? Sono le più disparate, infatti andiamo dal provisioning e l'orchestration, dal cost management e resource optimization, hanno funzionalità di cloud migration, backup e disaster recovery. Identity security e compliance, hanno funzionalità relative al monitoring e l'analytics, inventory e classification e quelle relative al service request. Quindi tramite un'unica console si hanno tutte queste funzionalità che funzionano su tutte le tipologie di infrastrutture che gestiscono sotto. Quindi è un layer che si mette sopra le diverse tipologie di infrastrutture, quindi che siano cloud pubblici o cloud privati o la stessa infrastruttura on-prem tradizionale. Diciamo che qui, ecco, il problema è che adesso i clienti che hanno già adottato il cloud, che adesso hanno un'esplosione di portali, no? Hanno un'esplosione di portali di risorse, no?
banalmente, qui ti passo poi alla slide successiva. Banalmente, diciamo Sì. che qui abbiamo, e vi farò vedere, che nel momento in cui cominciate ad adottare più cloud, c'è veramente difficoltà a capire dove sono le risorse, a come controllare i costi, e c'è poi tutto un discorso di profili, perché chi utilizza un portale Azure non ha le stesse competenze di chi utilizza un portale AWS o Google, che vi faccio vedere, che sono totalmente diversi da questo punto di vista, e c'è bisogno, appunto, come diceva Stefania, di uno strumento centrale, ecco perché nascono questi CMP, un termine poi coniato da Gartner in particolar modo, Cloud Manager Platform, che ci permettono di gestire più piattaforme Google, più piattaforme, scusate, di cloud provider, che può essere Google, può essere Azure, da un unico punto. Quindi io da un unico punto posso fare il provisioning su n sistemi. Sì, infatti come vediamo all'interno di questa immagine è proprio evidente, cioè all'interno ci sono tutte le funzionalità, quindi tutte sulla security, resource management, service management, financial, tutti i servizi generici, quindi relativi al service catalog o servizi di analytics e reporting e servizi di governance in generale, e questi si collegano e si integrano nativamente con tutta una serie di sistemi, quindi tutta la parte di cloud ibrido, dove ci può essere l'on-premises, il private cloud che abbiamo on-prem, il private cloud che è ospitato sull'infrastruttura dei cloud service provider o i cloud pubblici classici, Azure, AWS, Google Cloud, e a destra e a sinistra abbiamo invece l'infrastruttura on-prem tradizionale, quindi tutta la parte di gestione dell'incident, di gestione della configurazione, monitoring degli eventi, asset management, tutti anche gli strumenti che si utilizzano on-prem per gestire tutte queste tematiche. Molto spesso si integrano nativamente anche con queste cloud management platform, poi a seconda di quale piattaforma si utilizza ci possono essere diverse integrazioni, insomma. E allo stesso modo si integra anche con tutte le attività relative alle service automation on-prem, quindi la parte di provisioning, di configuration management e di migrazione dei workload eventuale da on-prem a on cloud. Ok, diciamo, questa è tutta la parte diciamo, di governance. Questa è una seconda parte, ecco, diciamo, so che sono le 7:50 e non vorrei, appunto, stendervi completamente. E quello che vediamo invece adesso sono, appunto, la parte essenziale di servizio, no? Quindi che cosa ci serve, che cosa dobbiamo fare attenzione nel momento in cui utilizziamo, appunto, questi servizi di cloud, quindi quali sono gli elementi che possono comporre la nostra applicazione. E Stefania prima vi mostrava appunto tutte le categorie di possibili servizi. Quello che vediamo adesso sono gli servizi a nostro avviso essenziali, ma diciamo non a nostro avviso, però io non dico universalmente conosciuti, ma sono sicuramente quei servizi che utilizzerete all'interno delle vostre applicazioni. In particolar modo, cioè, ecco perché prima vi dicevo, è importante oggi conoscere più cloud provider. Perché, ecco, limitare la propria conoscenza a un solo cloud provider vuol dire limitarsi, ecco, dal punto di vista delle possibilità sia di sviluppo software, sia di utilizzo di strumenti innovativi. Io, diciamo, nasco come un utilizzatore di Azure, ma poi col tempo, appunto, sono passato su Google, sto passando su AWS, cioè, diciamo, anche qui utilizzo diversi sistemi, diverse tecnologie che poi, alla fine, diciamo, hanno anche una certa armonia, un certo senso, ecco perché nel pensare che noi oggi nelle traditional infrastructure abbiamo appunto queste infrastrutture, quindi il nostro famoso switch di rete tra firewall e la zona appunto perimetrale, e abbiamo appunto tutta una serie di scusate, la zona demilitarizzata, abbiamo tutta una serie di elementi che possiamo utilizzare nel cloud. In particolar modo, noi abbiamo riassunto in questa slide un po' i principali elementi che potete utilizzare dal punto di vista infrastructure service o platform service. Anche qui diventa sempre più difficile distinguere se un servizio è infrastructure o is software service o platform service. Quando parliamo di rete e macchine virtuali, più o meno ci arriviamo, ma vedrete quando cominciamo a parlare di servizi di firewall, servizi di database, eccetera, eccetera, e facciamo un po'
fatica a capire veramente la differenza tra YAS, SAS e PAS, che poi sostanzialmente un trucchetto che vi diamo per capire se sono YAS, SAS e PAS è vedere un po' l'offerta economica. Se è un'offerta economica che è mensile, allora molto probabilmente il costo è mensile, allora molto probabilmente è un SAS. Se invece appunto è on demand, molto probabilmente sarà un YAS, un PAS e così via. Quindi detto questo, sui diversi appunto sistemi abbiamo da Route 53, per esempio AWS, che vi gestisce il DNS, cosa per esempio su Azure non c'è appunto un servizio che gestisce centralmente il DNS, ma appunto è un po' disseminato tra i diversi servizi. Azure, c'è anche Azure DNS, però c'è non proprio l'equivalente di Route 53. E poi abbiamo tutta una serie di servizi VPN, CDN, quindi Cache Delivery Network, Load Balancing, Express Route. Praticamente l'Express Route sono appunto una serie di servizi che mi permettono di interconnettere direttamente il mio on-premise con un data center di un cloud provider utilizzando una connessione protetta, una connessione privata per avere il massimo dei giga che posso tirare fuori da un data center. Molti dei nostri clienti hanno un Express Route e la utilizzano. Altri strumenti, più o meno, diciamo, anche comuni, sono gli API Gateway, che vengono appunto chiamati in diversi modi, chi lo chiama Endpoints, chi API Gateway e così via. E l'altra cosa che vedrete molto comune è chi la chiama V2C, Virtual Private, non mi ricordo l'acronimo adesso, scusa, V2C. E parte appunto di Virtual Network di Azure, equivalente a VPC appunto di AWS e equivalente appunto a VPC di tutta la parte di Google. E anche qui abbiamo diversi, ecco, non mi ricordavo l'acronimo, scusate, VPC, Virtual Private Cloud, che è sostanzialmente la rete privata che vi create all'interno delle vostre VM, all'interno appunto della vostra, all'interno delle macchine che allestite su Amazon. Eccola qui, ecco, quindi abbiamo tutti i diversi elementi che fanno parte poi del sistema. Quindi qui per esempio c'è dei database, degli app server, dei web server. E abbiamo un Internet Gateway, abbiamo tutta la parte di VPC che sono appunto tutte queste subnet che fanno parte del nostro sistema. Elastica, beh, anche qui tutta la parte di load balancing, quindi per distribuire un po' il carico di lavoro tra le nostre diverse applicazioni, quindi un classico load balancer, una AWS Direct Connect per stabilire appunto una connessione diretta. Prima l'ho chiamata Express Route su Azure, qui si chiama Direct Connect, però in sostanza è lo stesso. Che cosa cambia? Diciamo sostanzialmente il pricing è più o meno uguale anche tra i diversi cloud provider. Abbiamo il traffico in entrata non lo fa pagare nessuno e il traffico in uscita purtroppo è quello che costa. E l'altra furbata, tra virgolette, è il traffico cross region. Quindi immaginate di voler di deployare una vostra applicazione, dico ecco così. La parte di avete un'applicazione in due region, quindi un'applicazione che è un front-end, un back-end che gestisce dei dati, inserisce dei dati, dei data entry, e poi avete l'applicazione invece di front-end che interagisce tramite degli API su un'altra region. Questa è una cosa sbagliatissima perché pagherete il traffico tra region. Nel momento in cui il front-end chiama del traffico, chiama appunto effettua delle richieste verso l'applicazione che si trova in un'altra region, il traffico in entrata, in outbound o in entrata, come vogliamo dirlo, sarà appunto a vostro carico. Quindi è sbagliatissimo questa cosa. Ecco perché si evita appunto di nel momento in cui voglio distribuire la mia applicazione su diverse region, la distribuisco completamente e poi all'ate poi si mettono diversi meccanismi di sincronizzazione dei dati. Questa è un po' tutta la carrellata dei servizi su networking, però non vi voglio, diciamo, distruggere la grotta di sera. Idem per Azure, ecco qui, parlo prima dell'Express Route, del Virtual Network, che è la nostra rete privata.
su cloud, la CDN che appunto è chiamata Azure Content Delivery Network, il DNS per la gestione appunto qui, un DNS che vi permette di acquistare appunto anche dei certificati SSL e così via. Idem Google, quindi abbiamo Virtual Private Cloud, che è appunto la nostra network su Google, load balancing, interconnessione e così via, tutta la parte CDN e quant'altro. Questa è la parte di networking. Sulla parte di computing, anche qui ci possiamo spaziare. Ecco, computing inteso soltanto per le VM, no? Nella traditional infrastructure abbiamo tutto quello che è a sinistra, quindi avete i bare metal, avete i vostri fantastici mainframe, avete i vostri hypervisor, che appunto siano KVM o così via. Diciamo, dall'altra parte, quali sono i servizi che oggi vengono utilizzati nel computing? Abbiamo EC2, e Virtual Machine su Azure e Computing Engine su Google. Questi altri due, che sono Autoscaling e Scale Set, sono semplicemente la possibilità di gestire più macchine virtuali e affrontando anche delle tematiche di autoscaling. Quindi vi dicevo, l'autoscaling vi aiuta a mantenere applicazioni sempre disponibili e consente la scalabilità automatica. Quando appunto si accorge che le macchine virtuali sotto sono in difficoltà, appunto può scalare o in orizzontale aggiungendo macchine o in verticale aumentando le dimensioni delle macchine. E così via anche Azure e anche Google. Forse qui abbiamo l'unica cosa che magari appunto abbiamo mancato qui è sì, anche Google ha un sistema di scale set. L'altro punto su cui sono andato veloce è la tipologia di macchine che noi possiamo allestire sui diversi cloud. Scusate se torno indietro un attimo. Quindi qui abbiamo diverse tipologie di macchine che possiamo allestire. Una macchina on demand, quindi io pago per una macchina per una determinata istanza, per una determinata ora a consumo, oppure una spot instance che invece è una VM a consumo ridotto. Però è una VM che potrebbe essere cancellata da AWS perché appunto la offre in un momento in cui il suo data center è scarico. Dice, guarda, io ho questa potenza di calcolo scarica, puoi creare una serie di spot instance, però sappi che io posso in ogni momento cancellare questa istanza perché mi riservo di darla a un altro cliente che paga un prezzo maggiore. Beh, le spot instance vengono utilizzate laddove voi potete avere delle applicazioni stateless. Quindi magari delle applicazioni che state utilizzando per sviluppo, eccetera, eccetera, che non vi importa se vengono distrutte o meno in quel momento, tanto naturalmente se vengono distrutte lui comunque vi dà la possibilità di crearle, non perdete nulla, vi dà la possibilità di ricrearle su un'istanza on demand. L'altra modalità è riserve di istanze che potete bloccare la macchina per 1 o 3 anni e così via. L'ultima è Dedicated Instance Host, però anche qui non stiamo parlando più di cloud, ma parliamo appunto di un classico hosting per chi appunto vuole un hosting dedicato in una region dedicata, privata e non condivisa con nessuno. Servizi di storage, anche qui siamo leggermente in ritardo. Su AWS e Azure ne abbiamo in quantità impressionante, attualmente quelli più famosi su AWS, immagino, è l'S3, su Azure è il Blob Storage, su Google è il Buckets, quindi il Cloud Storage. Anche qui i prezzi, anche qui dal punto di vista dei modern pricing, si va di sistemi, del numero di giga provvisionati e quant'altro. Su S3 abbiamo diverse modalità di dati hot, cool o archive, quindi a seconda della frequenza con cui vado ad accedere a questi dati io posso pagare un certo pricing. Scusate se vado veloce. Parte database, anche qui c'è un mondo, quindi parliamo di database relazionali, non relazionali, caching, così via. Queste sono le tre principali componenti, quindi relazionali. NoSQL, caching e qualcuno distingue anche sulla parte di graph, quindi database graph, quindi sempre un NoSQL, però è un particolare appunto, diciamo, applicativo, cioè a struttura. Da questo punto di vista, perché scegli un database service che prima Stefania vi ha mostrato che era il servizio più gettonato? Basta guardare qui, vedete, questo layer vi dice appunto. Dal punto di vista nel gestire un database on-premise, quali sono le responsabilità a carico vostro? Quindi, se
al di là del rack, del server, eccetera, eccetera, ma qui dovete gestire le patch, l'installazione del software, le patch dell'engine, quindi l'OS patching, software installation, che appunto del database, la database patching, il backup, l'alta disponibilità, la scalabilità, l'ottimizzazione per app. Qui sono su un DB o un IaaS, ok, già incominciamo a vedere una dimensione di carico. Qui è molto, appunto, è totalmente tolto il carico, le vostre attività sono ridotte notevolmente. Naturalmente c'è la qualunque sui diversi cloud provider, per esempio AWS c'è questo RDS, che praticamente vi permette di creare un database con diversi prodotti, da Oracle, SQL, MySQL, MariaDB e così via. Ecco, AWS vi dicevo che distingue soprattutto tra NoSQL, per esempio NoSQL utilizza di nuovo DB, invece Neptune per la parte graph. E idem, poi abbiamo Azure sostanzialmente SQL Pass, MySQL e CosmoDB, che è appunto la soluzione NoSQL, diciamo, che di Microsoft proprietaria per tutto il mondo di dati non strutturati. Vado avanti, vabbè, su Google, diciamo, anche qui, diciamo, abbiamo BigQuery, abbiamo Bigtable, scusatemi, e Data Store, Cloud SQL e così via. Infine, l'ultima parte, insomma, mancano, scusate, altre due slide e poi finisco, giuro, vi lascio. E passare quindi da una tradizionale infrastruttura, che questa qui ha, utilizzare questi servizi, quindi abbiamo i nostri container, su questi container dobbiamo gestire tutta questa infrastruttura, tutta una serie di virtualizzazioni o fisici. Possiamo invece utilizzare tutta questa serie di servizi che sostanzialmente sono Azure, sono due le tipologie di servizi che vengono erogati dai diversi cloud provider: o un Kubernetes Services classico, oppure una istanza, diciamo, privata, cioè una versione privata di containerizzazione di AWS o di Azure. Azure, per esempio, ha il suo Azure Container Registry, che appunto vi permette, ACS, scusatemi, Azure Container Services, prima appunto, che è una versione di containerizzata custom di Azure, e poi adesso AKS. Idem appunto, a parte di AWS, abbiamo diverse tipologie di servizi. Infatti abbiamo EC2, che è un servizio di gestione container di cui la tecnologia è proprietaria AWS, e poi vi offre anche invece il classico EKS. Vado avanti sulla parte di serverless computing, quindi altro elemento fondamentale utilizzare utilizzare appunto tutta la parte di service e di function, che anche qui abbiamo diversi servizi. Su AWS abbiamo LAMP, che è quello più famoso, forse anche il tema dei servizi service che si sia visto, insieme appunto alle Google Function. Poi abbiamo anche le Azure Function, e vabbè, come ben capite, diciamo, anche qui le function, dal punto di vista del pricing, dal punto di vista dell'utilità, stanno veramente spopolando, perché appunto il loro utilizzo è on demand. Quindi io non ho bisogno neanche di ospitare un'applicazione, ma quindi non pago per ospitare un'applicazione, ma pago semplicemente se effettuo il running di quella function. Quindi ad un'esecuzione corrisponde un costo. Se non viene runnata quella function, non ho nessun costo. Infatti, vedete, i modelli di pricing vanno ad execution. Azure Serverless e così via. Scusa Enzo, se alla fine sono andato un po' veloce, ma volevo stare nei tempi. No, tranquillo, tranquillo. Tra l'altro, allora, ecco, mi rimetto a video. Allora, no, vabbè, abbiamo pure già una domanda, che in realtà è stata fatta un po' di tempo fa. Allora, mi avete contattato pure qualcuno di voi in privato per chiedermi dei certificati, vi riporto il link. Quindi, attestato di partecipazione, se compilate questo link subito. In più, invece, qua in pubblico c'è stata la richiesta di slide, che secondo me è molto utile, ci servono a tutti queste slide. Quindi chiedo a te, Stefania, domani, semmai, di metterle su slide share e di condividerle sul gruppo LinkedIn, va bene? Sì. Altrimenti ti stalkerò,
ti stalkererò via Ah, no, WhatsApp. no, non avevamo dubbi che sarebbero cresciute le slide. Va bene. Una domanda, ho la domanda, capito? Che voi mi sentite ancora perché io forse ho qualche problema di internet. Va bene. Mi sentite No, bene? ti sentiamo, ti sentiamo. Allora, Antonio ci sta. Utilizzando alcuni servizi offerti dai vari provider, le CDN, il machine learning o altro, ho avuto l'impressione che questi ultimi tendono ovviamente a legarti a doppia mandata verso i loro servizi. Questo significa che una volta scelto Microsoft piuttosto che Google AWS diventa difficile, se non impossibile, fare dietro fondo e cambiare provider. È un'impressione corretta secondo voi? Quale metodo consigliereste di utilizzare se esiste al fine di non precludere un eventuale cambio di fornitore senza dover in alcuni casi riscrivere da capo un microservizio? Ah, aspetta, stiamo parlando di microservizi o di servizi di machine learning? Scusa, mi No, sono secondo confuso. me la domanda è questa. Lui dice, utilizzando i vari servizi, sono fatti alla fine per legarti in quanto tale, sono collegati tra di loro, capito? Allora, il problema sostanziale è quello, diciamo, sì, la sua riflessione è corretta, per questo dico, utilizzando ad oggi non esistono soluzioni per non legarti a servizi PaaS. Quello che appunto consigliamo è sicuramente sulla parte di container non ci sono problemi di poter orchestrare e passare i servizi da una parte all'altra, però su questa parte di servizi PaaS cercare di, non, di utilizzare il minimo delle funzionalità, cioè nel senso è se utilizzo uno storage che può essere di un blob storage di Azure o utilizzo un S3 di Amazon, cioè, e utilizzo le funzionalità base, cioè quindi salvare o leggere il file. Cioè, dal punto di vista dell'applicazione, spostarla, farla lavorare su S3 o farla lavorare su Blob Storage non è una grande differenza. Idem sui database, quindi database sì, è un pass, ma se utilizzo un MySQL su Azure, quindi Azure SQL per intenderci come nome di servizio, quindi ho il mio database, io cioè, in 2 minuti faccio l'export database e lo porto su AWS RDS SQL Server. Naturalmente, se invece andiamo a parlare di SageMaker, la parte di machine learning, la parte di IoT con se non mi ricordo noi, Green, o altri sistemi di DevOps, soprattutto le catene DevOps, e lì si incomincia a complicare. Sul machine learning, quello che vi posso dare io consiglio spassionato, utilizzate notebook. Cioè, se dovete utilizzare un servizio di machine learning su Azure, Google, eccetera, utilizzate sempre un notebook di Jupyter, tra l'altro Enzo abbiamo fatto anche una sessione su questo, che è portabile ovunque, può funzionare su un qualunque cloud provider, ma anche sul vostro PC, in 2 minuti. No, guarda, a proposito dell'S3, ti dico pure che ci sono alcuni servizi competitor che sono compatibili S3, quindi praticamente utilizzando lo stesso codice ti gira. Allora, se ci sono altre domande, fatele pure, abbiamo dai qualche altro secondo. No, volevo fare una battuta che ti è sfuggita perché l'ho scritto in chat, quando hai parlato del container che ti portano a casa, è il regalo perfetto che mi puoi fare a Natale, Antimo. magari avercelo, ma dici così, Vabbè, dai. così diciamo sì, no, tra l'altro, per esempio, di AWS, come diceva appunto Stefania, è un qualcosa che poi tu paghi un canone e hai un blocco per cioè, tipo, hai un blocco per 2-3 anni. Ecco, ti committi su un investimento abbastanza grosso, e le soluzioni che secondo me stiamo vedendo è invece andare nell'ottica dell'edge, cioè utilizzare sempre più piccoli data center, anche appunto utilizzando per esempio OpenStack o piccoli cluster come Kubernetes, che ti permettono di orchestrare un po' le tue applicazioni. Questa è un po' la strada. L'altra cosa da tenere conto è se le vostre applicazioni devono lavorare offline, perché molte delle soluzioni di hybrid che abbiamo visto non funzionano offline. Cioè, tu hai un data center a casa tua, ma se diciamo per caso togli internet, comunque non hai la possibilità di lavorare con quell'applicazione. E questo è anche importante in ottica di scenari appunto offline. Naturalmente nel futuro non ci saranno scenari offline, grazie anche a Elon Musk che ha deployato non so quanti satelliti in orbita, però immaginate delle applicazioni che devono lavorare su una portaerei, sulla nave container, come quella del canale di Suez, forse qualcosa lì non ha funzionato, però ecco.
diciamo, da tenere presente anche lo scenario offline, che non è banale. Assolutamente. Allora, non ci sono altre domande. Allora, ricordo, visto che hai nominato pure altri video a cui hai fatto riferimento, che sono su YouTube che vi ho indicato prima, trovate pure il famoso meetup legato al no-code proprio di Sì. Antimo, oltre tutte le puntate precedenti. Tra l'altro, vi dovrebbe arrivare questa registrazione pure domani e poi nei prossimi giorni la andiamo a caricare pure su YouTube. Vabbè, che dire, Antimo e Stefania, vi ringrazio veramente tanto. No, è stato interessante, quindi condivideteci quelle slide, non fate i cattivi, no? Non No, tenetele no. per voi. No, non facciamo i cattivi. Guarda, confido in te, Stefania, più che in Antimo. Va bene. Devi Va convincere bene. lei, Enzo, non me. Ah, lei è già convinta. Vabbè, scherzi a parte. Oh, grazie mille. Speriamo dai di ospitarvi per una prossima puntata. Nulla, ci vediamo con tutti voi altri alla prossima. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi lascio dai, il saluto finale ad Antimo prima e poi Stefania, un messaggio di speranza dai, dopo Antimo. No, grazie a tutti, anche scusate l'ora tarda, insomma, sono anche le 8:15, immagino, insomma, anche ora di cena, quindi siete tantissimi a quest'ora, quindi vi ringrazio ancora. Ciao a tutti e speriamo di vederci presto di persona, anche se la vedo molto difficile al momento. Assolutamente, dai, poi organizziamo pure una Dev Committee Night di persona, va bene? E infatti c'è qualcuno che dice, ecco, voi andate a mangiare, c'è qualcuno che dice, Enzo, vai a correre. Credo di sì, anche se c'è un piccolo infortunio alla caviglia, quindi non credo stasera, però ci proveremo, dai. Grazie a tutti, ci vediamo il prossimo mercoledì. Grazie Stefania e Antimo. Ciao. Ciao ciao. Ciao a Ciao, tutti. grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao ciao.